Alla centrale operativa del 118 di Arezzo è arrivato uno scooter infermieristico di soccorso avanzato. Si tratta di un progetto sperimentale per interventi qualificati in tempi più brevi. E avevamo bisogno di un mezzo agile, snello, rapido, che andava a fare anche interventi qualunque tipo, dal soccorso avanzato alle cose più banali, come inserire un catetere vesciale che è stato rimosso. Quindi ne sentivamo necessità, abbiamo operato il Lapiaggio, ha dato un motorino per 3 mesi in modo sperimentale a costo zero. Abbiamo semplicemente messo gli zaini e quello che serve per fare soccorso, e dopodiché ci siamo attrezzati, gli abbiamo chiesto il tom dentro perché per essere anche qui aiutati. Quindi abbiamo comprato un casco Bluetooth e il telefono in modo tale possa essere in contatto diretto con la centrale, hanno una radio apposta e anche lì già stata tutta performata per parlare con la centrale, quindi hanno tutti i sistemi di comunicazione come se fosse un'automedica. E il vantaggio è che il mezzo è molto rapido e ti raggiunge anche delle località che adesso facciamo difficoltà a arrivare con l'automedica, almeno in 100 città. Il nuovo mezzo verrà utilizzato dall'infermiere che si trova in stand-by alla centrale perché è a disposizione per i trasferimenti. E quindi avrà il suo raggio d'azione ben delimitato. Se in un anno l'automedica farà più di 3.000 interventi, sicuramente lo scooter, il nostro scooterone, ne farà sicuramente un migliaio. Il mezzo sarà operativo da lunedì al sabato dalle 8 alle 20.